Una buonasera dal Palabeccheri di Piacenza, dove sta per andare in scena gara 1 delle semifinali. Avversario Beccheri Piacenza, Tramec 100, per quello che è la riedizione delle semifinali 2013-2014. E guardando a 360 gradi, una sfida che va avanti da diversi anni. Come sempre al mio fianco Marcello Merli per raccontarvi questa emozionante sfida. Buonasera a tutti, gara 1 di semifinali playoff che ricomincia tutto da capo. Ci saranno 5 partite per decretare quella squadra che passa al turno. Stasera mi aspetto una partita molto fisica per entrambe le squadre, e secondo me la squadra che riuscirà a mantenere l'intensità alta pur mantenendo un buon livello di lucidità sarà quella, a mio parere, che è la favorita per portare a casa il reperto rosa fino in fondo. Parli di intensità, non potrebbe essere altrimenti. Due squadre che si sono affrontate ovviamente due volte in questa stagione, una vittoria a testa finì 80-68 nel girone di andata. Vinse invece la Beccheri Piacenza, che ribaltò anche il risultato, la differenza canestri nel girone di ritorno. Due formazioni costruite per lottare dall'inizio alla fine e provare a conquistarsi un posto nella categoria cadetta, quella A2, che Piacenza ha assaggiato lo scorso anno. Poi sappiamo tutti che non è andata bene, ma la società del presidente Beccari è ripartita con rinnovato entusiasmo ed è qui a giocarsi questa semifinale. Squadre prontissime ad entrare in campo, perché mancano veramente pochi secondi, una ventina. Vediamo il quintetto centese con Contento, Bedetti, poi Bedetti acquistato in corso d'opera da Sant'Arcangelo, ovviamente ben fatto a presidiare il pitturato. Al suo fianco Andreaus e con il numero 12 De Martini. Piacenza dovrebbe schierare quello che ormai è il quintetto canonico, con Sanguinetti e Gasparin a spartirsi il ruolo di play e guardia, poi Dordei, Infante, Matteo Soragna. Sì, quindi nessuna sorpresa nei quintetti iniziali. Ricordiamo il match di ritorno in stagione regolare, dove i due lunghi, sia Benfatto e Andreaus della formazione centese, hanno messo molto in difficoltà, soprattutto nel primo tempo, la difesa piacentina, perché hanno mani molto morbide, sono mobili e sono molto bravi a rimbalzo in attacco, oltre alla presenza ovviamente in dubbio in difesa. Ed è chiaro che qualcosa cambierà da allora, le formazioni si sono studiate. C'è il clima playoff che inevitabilmente si farà sentire sulle spalle di tutti i giocatori, pronti per la palla 2, naturalmente Infante e Benfatto pronti a saltare. Si attende l'ok da parte di tavolo ed arbitro, poi si potrà finalmente iniziare, mentre il clima qui al Palabeccheri è veramente incredibile. Settore ospiti compatto e rumoroso come sempre. Piacenza risponde con almeno un migliaio di tifosi accorsi qui. Si è incominciata questa partita, De Martini in possesso di palla in punta, che aspetta il compagno, che è contento, che tiene il pallone vivo sul palleggio, prova poi fuori da tre punti Andraus, che ha un controllo molto difficile, la palla è persa, potrà attaccare Piacenza. Bel segnale da parte di Dordei, che non si è fermato nelle linee dei tre punti, ma è uscito molto dall'area per provare a ostacolare e inserirsi su questa linea di passaggio. È una palla persa forzata da questa di Piacenza, non è gratuita. Gasparino adesso in possesso di palla, a sfruttare il blocco di Luigi Dordei. Chiude il palleggio Gasparino, Dordei la finta di tiro sul quale casca Andreaus, viene battuto molto bene da Dordei, che non trova i due punti, però Infante è bravo, rimbalzo offensivo, il tiro sbagliato, carambola poi il piede sulle gambe di un giocatore di 100. Gran cosa da parte della coppia di lunghi piacentina, tiri sbagliati ma tantissima intensità su quel pallone. Assolutamente, hanno fatto proprio due giocate di energia, anzi tre, perché anche la penetrazione di Dordei dopo la finta era in quel senso una cosa positiva. Poi è bravo Infante, peccato per il layup sbagliato. Gasparini in possesso di palla, marcato da Andreaus, un mismatch che proverà ad attaccare, infatti un quarto di campo per lui, l'arresto, tiene molto bene Andreaus, si riparte da Sanguinetti, marcato da Contento, il tiro verso lo scadere dei 24, sbagliato, Bedetti alla fine ne esce con il pallone tra le mani. Poi già nell'altro metà campo si deve fermare, però, perché Piacenza è rientrata bene. Andreaus batte Dordei dal palleggio che lo stoppa da dietro, recupero di Matteo Soragna, grandissima cosa del capitano biancorosso, che prova a prendere posizione, viene abbattuto da Contento, che prova a prendere posizione prima di lui, lo sposta. Dordei ha iniziato con lo sguardo giusto, lo sguardo di chi vuole mettersi subito in questa serie. Ma sicuramente uno dei giocatori che
sia dal punto di vista di talento che soprattutto l'esperienza può dare di più. Per Piacenza, e lo sta dimostrando, si sta trascinando tutti i compagni di squadra con giocate molto importanti. Altra giocata importante, il tiro è sbagliato, però era una buona scelta, intercettato questo passaggio da Gasparin. Conclusione da tre punti, non va ancora Infante, che riceve nuovamente da Gasparin, uno contro uno con Benfatto nel pitturato. Matteo Soregna finta il tiro, poi va da Sanguinetti che chiama Infante per il blocco, sfrutta il pick and roll, il step back sbagliato, il tap in del capitano. Piacenza ha iniziato a mille all'ora questa partita, Marcello. Sì, è la prima su tutte le palle vaganti, anche sui rimbalzi contestati sono tutti per Piacenza. Adesso guarderei con questa energia, cerca di mettere il proprio corpo sulle linee di passaggio. Fischiato un fallo, ma veramente un attacco, un inizio molto promettente quello di Piacenza, perché se fosse tirando comunque male, sta facendo di tutto per mettere le mani sulla partita già dai primi minuti. De Martini tiene vivo il palleggio marcato da Giacomo Sanguinetti, chiuso il palleggio, trova contento molto lontano dalla linea dei tre punti, poi ben fatto ad attaccare uno contro uno contro Infante che tiene molto bene la posizione, però contento è più bravo, crea separazione, trova due punti. Sì, ben fatto, ha fatto un movimento molto bello, è stato ancora più bravo Infante a tenerlo, però poi le mani morbide del pivot centese hanno fatto sì che segnasse due punti. Attacco quindi per la Beccheri Piacenza che supera la metà campo con Giacomo Sanguinetti, sempre lui a condurre gli attacchi piacentini. Gasparino a farsi vedere in punta, sfrutterà il blocco di Infante, invece no, va dall'altra parte perché Dordei taglia sotto canestro. Ricezione non semplicissima e palla persa da parte di Piacenza. Forse sono stati sbagliati un po' i tempi del passaggio, era partito un po' tardi Dordei forse per ricevere, gliel'ha dato un po' a memoria Gasparino, non era completamente libero il capitano di Piacentino. Vedete in palleggio il consegnato che gli fa ritornare il pallone con Andreaus, rubata questa palla da parte di Matteo Soregna che dovrebbe aver portato anche a casa un fallo a proprio favore. Sì, ha fatto una cosa ottima Matteo, ha tenuto uno contro uno di Benetti e poi è riuscito a toccargli il pallone. Il tentativo penso di De Martini di rubarlo dalle sue stesse mani non è andato buon fine, per cui fallo personale numero 12 centesimo. Azione ripresa in questo momento, ovviamente Giacomo Sanguinetti in possesso di palla. Dordei fuori da tre punti, aspetta un compagno, trova Gasparin, vediamo il taglio sotto canestro di Soragna, invece si rimane fuori dai tre punti. Sanguinetti, marcato da Andreaus, proverà a sfruttare la maggiore rapidità. Grandissimo il passaggio per Infante, il quale non deve far altro che appoggiare due ottimi punti. È stato molto bravo Sanguinetti a non forzare, a tenere il controllo del corpo. C'era la possibilità per Dordei di effettuare un roll, ossia di tagliare forte verso canestro dopo il pick, invece ha preferito aprirsi. In tal caso ha trasferito la responsabilità dell'azione nelle mani di Sanguinetti, che ha fatto, come dicevi giustamente tu, un assist straordinario per Infante, che è stato bravo a farsi trovare pronto e andare su coordinato per segnare due punti. Intanto c'è stato un fallo di Giovanni Gasparin, è il primo personale, due falli di squadra invece per Piacenza. Piacenza che conduce 4-2, ma è 100 ad avere il possesso di palla. Vediamo contento, marcato ancora una volta da Gasparin. Fa un buono show difensivo Piacenza, costringe 100 a una palla persa. Sì, è stato effettuato male il passaggio, l'idea era perfetta, però ben fatto che ha rollato comunque nei tempi giusti, non ha dato l'angolo di passaggio giusto al proprio playmaker. Questa palla persa. Tanto attacca Soragna, spalla canestro, prova a prendere posizione migliore contro Benetti, il quale prova ad ostacolarlo, ma cosa fare contro Matteo Soragna in post basso? Questo è un canestro molto difficile perché ha fatto proprio uno spin move da fermo con le gambe anche abbastanza scariche, è stato veramente molto bravo lui. Sì, Benetti non poteva fare molto di più. Contento in possesso di palla a sfruttare il blocco di Benfatto che rolla ancora una volta molto bene. Ci mette una mano Soragna, non c'è il recupero, ma ancora una volta Piacenza è attivissima su tutte le linee di passaggio. Sì, poi Matteo Soragna su queste cose può scrivere veramente dei libri perché era nella posizione perfetta per intercettare questo passaggio, purtroppo adesso è sfiorato. Ottima la posizione presa da parte di Benfatto, poi a quel punto Dordei non può far altro che provare l'ostacolare. Due punti per il lungo centese, 6-4 in questa partita. Piacenza è avanti e in possesso di palla con Gasparin, serve Matteo Soragna per la tripla non mandata a bersaglio, ingenuità da parte di Luigi Dordei perché era già carico di un fallo, con questo salgono a due,
arriva in ritardo su quel pallone, si fa ingolosire. Sì, si è fatto, ha perso il controllo del corpo, forse troppo poco. Peccato davvero perché ha fatto un inizio match veramente importante, veramente decisivo. Adesso comunque entra Samoggia al suo posto. Non malissimo per Piacenza dover cambiare un giocatore del quintetto con Samoggia. Lo diciamo dall'inizio del girone di ritorno, ovvero da quando sono rientrati. Da quando è rientrato Dordei e da quando è arrivato Giuliano Samoggia, intanto è proprio lui a difendere su Andreaus in possesso di palla, la palla poi arriva da Bedetti sotto per ben fatto, tiene bene Infante con il corpo, prova a creare separazione con il braccio, ben fatto, il tiro è sbagliato, rimbalzo di Giuliano Samoggia, buona difesa piacentina. Assolutamente, è giusto che ben fatto attacchi in uno contro uno perché è uno dei giocatori più pericolosi da quel punto di vista, però è stato veramente perfetta la difesa di Infante, anche se il movimento di Benfatto era forse un po' prevedibile. Servito Infante in movimento che poi attacca spallacanestro contro Benfatto e questa volta ha ragione lui, due vittorie di Francesco Infante perché da una parte difende bene, dall'altra segna. De Martini finta il tiro, poi va da contento che si alza, lui sì dai tre punti, ben fatto, lotta molto bene a rimbalzo, nuovo possesso offensivo per la Tranek Centro, ben fatto ad attaccare Infante, poi la palla è servita per Andreaus, controllo molto difficile, palla persa, si è un po' complicata la vita Centro in quell'occasione, attacca Sanguinetti che non ha spazio perché Bedetti scivola molto bene, servito ancora una volta Francesco Infante, un po' il diktat della squadra di Bizzosi, servire il proprio lungo, questa volta il semigancio non va a buon fine, rimbalzo Centese, che squadra che parte in transizione con De Martini, ottimo il crossover, ottimo l'appoggio al tabellone, due punti di gran fattura per il playmaker della Tramet. Sì, è stato molto bravo perché pur essendo sotto fisicamente con Gasparin mette il proprio corpo sul petto dell'avversario per proteggersi e crearsi lo spazio per poter effettuare verso gli altri. E poi l'esperienza di Matteo Soragna porta a casa fallo e due tiri liberi, fallo che dovrebbe essere stato combinato a Bedetti se non vado errato, due tiri liberi guadagnati da Soragna più che concessi dal diretto difensore. Sì, in questa stagione Matteo ti ha abituato a non essere troppo presente nei primi tempi di partita e lasciare che possono ripartire più i propri compagni di squadra, invece in questo inizio è già molto coinvolto anche offensivamente, probabilmente sente la responsabilità sulle spalle di un giocatore con il suo talento e la sua esperienza in una partita dei playoff che la deve portare qualcosa di più alla causa dell'inizio. Non si fa certo condizionare da questa responsabilità. No, primo no. Tiro libero mandato a bersaglio, si appresta a tirare il secondo dopo la concentrazione di Matteo Soragna, 2 su 2 per lui, 10 a 6 il punteggio, 4 minuti e 13 alla fine di questo primo quarto, è entrato Caroldi e lui in possesso di palla, marcato ovviamente da Sanguinetti, si fa vedere Andreaus che attacca naturalmente di mano mancino, bravo perché porta a casa un fallo di Giuliano Samoggia. Sì, Andreaus a me è un giocatore che personalmente piace tantissimo perché è un giocatore di energia, ha un sacco di cose positive, anche in difesa già in questa partita l'abbiamo visto potersi accoppiare con dei piccoli e tenerli tranquillamente dal palleggio e non perdere quasi mai il controllo. In genere i giocatori che giocano più di energia e di intensità ogni tanto si fanno prendere male con tiri che non c'entrano tanto con la partita, mentre lui è molto ordinato. È anche preciso dalla lunetta come dimostra in questa situazione. Primo tiro libero mandato a bersaglio, 10 a 7 il punteggio, mancano 4 minuti esatti, 2 su 2 per Andreaus, 10 a 8 aggiornato il tabellone, cambio per Piacenza, entra Mattia Malgrini, gli lascia posto l'eccellente finora Matteo Soragna. Adesso cambia un po' lo satura nel quintetto piacentino perché va con tre piccoli veri, sia Gasparin, Sanguinetti che possono entrambi portare palla e giocare nei ruoli playmaker e Magrini da ala piccola, vediamo come sarà le spaziature. Magrini riceve marcato da Bedetti, ecco il taglio di Sanguinetti che però non ha spazio per prendere il tiro, quindi aspetta Infante per il pick and roll, ottima la difesa di Cento che con tre uomini sostanzialmente attorno al playmaker piacentino conquistano il pallone, Andreaus si alza da tre punti e colpisce, vantaggio Tramec 10 a 11 quando siamo a 3 minuti e 30 dalla fine della prima frazione. Che è una bellissima transizione offensiva quella di Centro. Tre out, giustamente si è andato a mettere in angolo, Caroldi ha fatto viaggiare la palla molto veloce, tre punti, molto bravi loro. Vediamo la risposta di Piacenza con Samoggia che finta il tiro,
porta a casa un fallo, perché Andraus è nettamente in ritardo in questa situazione. È stato molto presente mentalmente Samoggia, perché ha puntato un tiro e le sue finte di tiro sono credibili, perché comunque un giocatore che può segnare anche dai tre punti, poi ottima partenza in palleggio, è stato costretto a difesa di 100 a effettuare fallo. Bonus raggiunto in questo momento da 100. Non sono ovviamente, come vedete, due tiri liberi. Gasparin ha iniziato questo possesso offensivo, l'arresto e tiro dal gomito. Il tiro è leggermente fuori misura, ben fatto a mettere le mani sul pallone. Poi si affida a Caroldi, che conduce questo attacco della Benedetto. Il giro chiuso, si arriva da Benedetti, ovviamente servito sotto, ben fatto. Centro sta cavalcando molto, proprio lungo, il quale questa volta riapre per De Martini. Andraus è nella tonnara, c'è la stoppata di Samoggia che poi non riesce a recuperare il pallone. Bravo Andraus a restare presente per fare questi due punti. Sì, è veramente un giocatore fenomenale da questo punto di vista. Nonostante la stoppata subita, comunque tenuto la concentrazione, ha recuperato il pallone e segnato due punti forse ancora più difficili. C'è Magrini marcato da Benedetti, prova ad andargli via, poi il passaggio è troppo corto in uscita per Gasparini, il quale non è d'accordo con questo fischio, fallo che dovrebbe essere il secondo per lui. Sì, non sono d'accordissimo neanch'io. Piacenza si è un po' arenata adesso in attacco, la palla circola meno, non ci sono anche un po' meno idee, si cerca di servire l'uscita dai blocchi degli esterni, ma non c'è abbastanza spazio da tirare, per cui si deve ricominciare sempre a costruire il palleggio. La difesa di Centro è molto attenta e sempre molto pronta, perché comunque il giocatore da piedi veloci che difficilmente si va a combattere sui primi due o tre palleggi, riescono a contenere bene con gli scivolamenti. Deve cercare Piacenza di trovare qualcosa che crei soluzioni magari anche più veloci o magari meno ortodosse, però che se arrivi al tiro senza avere sempre la spada di Damocle di orologio di 24 secondi sulla testa. Intanto Piacenza che ha raggiunto il bonus nell'azione precedente, ha mandato in oletta De Martini, preciso con il primo, 2 su 2 per lui, massimo vantaggio Crame, 10 a 15, 2 e 20 alla fine del primo parziale di gioco. Sanguinetti in possesso di palla, ecco Giuliano Samoggia a farsi vedere, cerca Finn, ne è entrato in campo per il consegnato, se resta il tiro è sbagliato, prova a lottare molto bene Sanguinetti, che in questo modo dovrebbe essere riuscito a tenere vivo questo pallone, grandissima cosa del playmaker di Centino. Un po' di confusione, ne esce molto bene Cento con Caroldi che serve Benedetti, si appoggia al tabellone. È cresciuta Cento, lo sta dimostrando queste azioni di energia. Assolutamente. L'entrata di Caroldi ha dato un cambio di ritmo alla formazione centese. Contropiedi come quello precedente fanno molto male a Piacenza, perché dalla palla in mano arrivano due punti subito. Quando fallo in attacco di Samoggia, è stato fischiato un blocco in movimento, probabilmente mi sembrava pertinente la sua posizione, non era un accordo d'arbitro. Non saranno comunque due tiri perché la palla era in possesso di Piacenza. Vediamo un Caroldi subito in partita, lo ricordiamo poche settimane fa in occasione della partita di ritorno, è stato uno dei migliori in campo e sicuramente lui la veramente di questa squadra, sebbene sia partito dalla panchina, è un giocatore di esperienza, un giocatore abituato a giocare partite così importanti, e lui a servire molto bene, ben fatto. Piacenza lamenta un'infrazione di passi che però non viene ravvisata dagli arbitri, c'è il time out in campo perché Cento è scappata sul 10-19. Questa è una palla geniale di Caroldi, anche a me sembrava avesse commesso infrazione di passi, però deve essere un po' più pronto, infatti sta lasciando delle ricezioni forse un po' troppo facili al pivot centese. Questo è un time out quasi obbligatorio chiamato da questo punto. Parziale della Trane dovrebbe essere qualcosa come 13-0, non ricordo male, c'era un 10-6 in favore della Becker di Piacenza. Sicuramente è questo il momento di riorganizzare un attimo le idee, cercare di trovare nuove soluzioni, anche in virtù del fatto che quello che era stato il miglior giocatore nei primissimi minuti è gioco forza costretto a qualche minuto di panchina perché ha due falli personali. Parlo ovviamente di Luigi Dordei. È ovvio, nel momento in cui ti escono Dordei e Soragna, l'ossatura del quintetto in termini di
intelligenza cestistica ti cambia, perché comunque sono due giocatori che sono anche dei facilitatori del compito dei loro compagni, oltre che dei grandissimi talenti individuali. Tanto spazio per Finn, che sbaglia questo tiro, prova a lottare molto bene Giuliano Samoggia. Sono diverse mani che vanno su quel pallone, alla fine ne esce molto bene al centro, che è già di là con Bedetti, che sbaglia il tiro, prova a lottare al rimbalzo, in qualche modo ne esce la Tramec, perché ben fatto, è in possesso di palla. Tanto spazio per De Martini per la tripla a bersaglio, non l'uscita dal timeout che vuoi, perché comunque hai trovato una buona soluzione, sbagliata, il centro dall'altra parte ti punisce in questo modo con il più 12. Sì, era veramente un'uscita perfetta, perché il tiro, la soluzione di fine era eccezionale, perché lui è un ottimo tiratore, la posizione era buona. Peccato, dall'altra parte comunque Cento ha dimostrato un cinismo incredibile, perché non sta più sbagliando niente, e anche qualsiasi palla vagante è finita che finisce nelle loro mani, direttamente o indirettamente. Si sono invertiti i ruoli rispetto ai primi 3 minuti di partita. Una vera manna questo fallo portato a casa da Giuliano Samoggia, che ha pescato da Alessandro in brutta posizione, ha fatto vedere molto bene che il giocatore cedente si era allacciato a lui. Due tiri liberi per Samoggia per provare a fermare questa emorragia, che a questo punto va avanti da ben 16 punti segnati dalla Benedetto 14esimo centro. Sì, al di là del valore assoluto dei due punti che possono generare questi due tiri liberi, anche per i giocatori di Piacenza vedere la retina che si muove è qualcosa di positivo per i prossimi minuti di partita, perché adesso si è veramente incancrenito un po' l'attacco piacentino e c'è proprio bisogno di punti, di fermare quello che è il ritmo dell'attacco centrale. Del resto parliamo di uno sport veramente giocato più a livello mentale in alcune situazioni, poi si arriva ai playoff e questo viene accentuato. Parliamo di playoff, parliamo di tensione. Giuliano Samoggia sbaglia il primo tiro libero. Non sbaglia invece il secondo, si muove quel tabellone dopo tanto tempo, 11-22, mancano 42 secondi alla fine del primo quarto, ben fatto, lontano da canestro dove non può essere troppo pericoloso, però la sua visione di gioco la è. Servito De Martini che mette giù il pallone in questo momento, marcato da Magrini, tanto spazio per Vedetti che si butta dentro e c'è un fallo da parte di Gabriele Finn. Fallo che, visto il bonus già raggiunto da qualche azione, manderà il giocatore maglia rossa in lunetta. Infine è arrivato in ritardo su Bedetti perché c'era stato un blocco cieco intelligentissimo alle sue spalle di ben fatto. Non gli è stato chiamato, fin si è trovato a rincorrere. Poteva probabilmente evitare un close out così profondo, sia un'uscita così veloce su Bedetti, perché lo conosciamo, non è un tiratore puro, perché deve essere lasciato anche forse un po' più libero di tirare, mentre in penetrazione Bedetti è veramente un toro e fine è stato costretto a fare questo fallo che manda in diretta il 9 centesimi. Che fa 2 su 2 per il nuovo più 13, 11-24, non può andare fino in fondo Piacenza in questa azione, discrepanza di qualcosa come 4-5 secondi, duro il blocco di Finn per liberare Infante, il quale prova ad attaccare ben fatto, arrivano in tanti su di lui, alla fine è il fallo del numero 15, Michele Benfatto. E lui è il primo fallo personale. Mi sembra legittima questa fischiata, perché mi sembra che nel momento in cui Infante sia andato su per il semingancio il pivot centese abbia abbassato leggermente le braccia e toccato comunque le braccia di Francesco. Infante sbaglia troppo corto il suo primo tiro libero, si resta sull'11-24, possibilità di accorciare sul 12, che non avviene perché Infante sbaglia questo tiro libero. Caroldi, mani sul pallone, ultimi 8 secondi del primo quarto nelle mani di Cento. Importantissima questa difesa, ben fatto, lasciato libero, colpisce da 3 punti, suo il sigillo per il più 16, e questo il massimo vantaggio raggiunto dalla Tramec nel primo quarto. Primo quarto che ha visto Cento tirare con percentuali incredibili, un paio di minuti di riscaldamento, se vogliamo definirlo in questo modo. Poi in questo momento siamo addirittura a 9 su 14 dal campo.
per la trame. Non hanno più sbagliato niente, gli ultimi minuti non hanno veramente sbagliato nulla, riuscivano sempre a capitalizzare qualsiasi azione. È vero che fiducia genera fiducia, cioè, se continui a segnare poi sarai molto più sciolto nell'azione offensiva successiva. D'altro canto Piacenza deve cercare di sbloccarsi e soprattutto di fermare appunto l'attacco centese, cercando di recuperare dei punti facili o molto facili in contropiede, in transizione primaria, che sono oro colato in questo punto della partita. Con meno 16 la partita ovviamente non è finita né niente, però è sicuramente in salita. Piacenza deve avere una reazione pronta e decisa già da questo minuto. Intanto vediamo Manuele Meschino entrato in campo. Cambia quindi la fisionomia del quintetto biancoroso, perché dovrebbe essere Infante a lasciare posto al numero 14, e quindi un quintetto più leggero, più perimetrale e sicuramente più dinamico quello scelto da coach Pizzoso. Sì, sicuramente, perché anche perché Infante aveva assolutamente bisogno di riposo, non si può pensare che giochi 40 minuti. Ricordiamo però nella gara d'andata, nella gara di ritorno, Meschino era stato decisivo in quella partita, con la sua, appunto con il suo dinamismo e con la sua voglia di lottare. È un giocatore di cui abbiamo decantato le lodi più e più volte. Nient'altro da aggiungere, se no che è un giocatore che magari non vedrete mai nelle statistiche, nei tabellini eclatanti, però se analizzate le partite il suo lo fa e come. Tutto pronto per ricominciare. Mattia Magrini è pronto a fare questa rimessa, perché Piacenza avrà il primo possesso del secondo quarto. Ricominciato con Gasparin, che serve Giuliano Samoggia, prova a prendere posizione Matteo Sorragna, sul quale c'è Bedetti. Taglio sotto canestro di Sorragna, che riceve, attacca a spalla canestro il numero 9 centese, il tiro è sbagliato, Sorragna chiede un contatto sul braccio, Bedetti corre già nell'altra metà campo. Fischiato un fallo a Matteo Sorragna, il quale aveva sì abbassato il braccio, ma l'impressione, noi siamo dalla parte opposta del campo, l'impressione che fosse andato perfettamente sulla sfera. In realtà ovviamente distanti di Erlo, ma dalla violenza con cui protesta, almeno a lui sembrava così, diciamo. Ma Bedetti era un giocatore eccezionale. Forse la cosa che mi piace più di Bedetti è che lui è conscio dei propri limiti e fa forza invece su quelle che sono le sue tante doti. È un giocatore di un'energia e di una lucidità veramente incredibile. Poi non ha paura di niente. Realizza 2 su 2, più 18 si allarga la forbice tra le due squadre. Vediamo quale sarà la risposta piacentina, con Gasparin a servire Samoggia, quale trova due punti nel pitturato. Sorragna chiede che venga punito in qualche modo Andreaus, reo secondo lui di essersi tuffato a centrare, accentuare un contatto. Andreaus che in questo momento ha servito ben fatto, gli riconsegna il pallone, gioco a due tre lunghi, poi Caroldi, palla nell'angolo, ancora una fallo in attacco di ben fatto, se non vado errato, su Matteo Sorragna. Esattamente, fallo del numero 15, secondo fallo del lungo centese. Buona notizia per Piacenza, che quindi vede in qualche modo in parità la situazione falli sul reparto lungo. Sorragna è sempre coinvolto nelle operazioni, come se qualcosa di positivo per Piacenza in questa partita. Intanto è uscito ben fatto, per cui lo struttura del quintetto centese cambia, adesso giocherà sicuramente molto più perimetrale, approfittando anche forse del fatto che Piacenza nelle ultime azioni si è messa a zona 2-3, per cui anche più difficile per lo stesso centro poter servire in posizione comoda ai propri lunghi. Adesso immagino che centro voglia sfruttare le caratteristiche dei propri tiratori. Fa vedere Samoggia, marcato da Andreaus, questa volta il tiro è sbagliato, rimbalzo di D'Alessandro, palla consegnata a Caroldi, che è nello schermo. Circolazione perimetrale, si resta sullo stesso lato, Andreaus a servire Locci, poi c'è la finta di Andreaus che non sa bene cosa fare del pallone, conclusione tutt'altro che consigliata. Buon rimbalzo da parte di Meschino che fa ripartire questo attacco piacentino. Step back di Giuliano Samoggia, si sblocca Piacenza, 15 a 29, è ancora lunga, ma sono
due buone risposte quelle del lungo Piacentino. Sì, ottimo momento quello di Samoggia, la terza conclusione di fila che si prende. In genere non è un giocatore che ama prendersi troppi tiri, però ha veramente talento, può segnare tutti i vari come dimostrato. È partito in palleggio, si è tirato la palla dietro la schiena, intanto Andrea Aussi fa vedere, perché è il giocatore probabilmente che gioca più minuti di tutta la gente, il giocatore veramente eccezionale, ha segnato anche la palla. Soragna attacca a spalle a canestro, tutta l'esperienza contro l'Alessandro, buono il rimbalzo di Meschino che però non ha spazio, fischiati 3 secondi, palla che quindi sarà amministrata da Cento. Mi sembrava ci fosse un contatto su Soragna, una tirata, peccato perché poi Meschino non è riuscito a scaricare il pallone. Era completamente chiuso da tutta la difesa centese, Cento che attacca con Preghi, quale in punta aspetta Locci, poi si va in angolo ancora da Andreaus che si alza, una tripla questa volta sbagliata, rimbalzo di energia una Grini che poi si affida a Giovanni Gasparin, tripla frontale in transizione per Magrini, fallo a rimbalzo per Locci che ha trattenuto Manuele Meschino, altrimenti con tutta probabilità che adesso domani ancora una volta su quel pallone. Sì, è stato molto bravo Manuele Meschino a non subire il taglio fuori. Quando Locci l'ha visto partire ormai era troppo tardi, doveva per forza trattenerlo. Intanto time out chiamato dalla panchina centesima, vorrà disegnare qualcosa contro la zona. Sì, più che altro non sarà cambiato molto in termini di punteggio, ma Piacenza ha dato qualche segnale di vita dopo aver toccato anche il meno 18. Sì, siamo a meno 17, però appunto Giuliano Samoggia ha avuto buoni spunti, Meschino sta dando il suo contributo in difesa e a rimbalzo, insomma. È una strada lunga, ma Piacenza ha iniziato a percorrere quella giusta. Sì, adesso la partita doveva per forza virare rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi minuti di primo quarto, anche perché Cento ha fatto veramente sempre canestro. Adesso anche solamente la difesa zona deve aver probabilmente insinuato, non di puntarlo, però comunque un pensiero. In realtà sei giocatori centesi che tutte le volte si provano a leggere quello che devono fare. E ha rallentato un attimo il loro ritmo offensivo che finora era straordinario. Adesso Piacenza deve crescere ulteriormente in difesa e poi in attacco, comunque le soluzioni per recuperare dei punti si ha in svariati. Piacenza è già pronta a riprendere il gioco, Cento sta allenando sul parquet in questo momento, sarà rimessa da fondo per la Becchini con Gasparin. Riceve Soragna, lotta di sinistra canestro, un angolo per Gasparino, mette giù il pallone, tutto chiuso, la palla è persa, contento, scappa già nell'altra metà campo, si appoggia al tabellone, reversa, molto bene, per il 15-34. Gli ha fatto un gran canestro, contento, anche Piacenza doveva fare un po' di più, Magrini l'ha guardato andare. Conclusione sbagliata da parte di Gasparino, Soragna continua a lamentarsi perché i centesi stanno accentuando molto i blocchi subiti. Caroldi a servire Brighi, quale gli riconsegna il pallone, e col blocco di Andreaus che si allarga, poi Brighi dall'angolo, il tiro sbagliato, a rimbalzo Matteo Soragna, può attaccare nuovamente Piacenza che non ha subito punti in questa occasione. Soragna fuori da tre punti, serve Meschino a centrare il raddoppio su di lui, ma tiene bene la posizione, tiene bene il pallone Mattia Magrini, sbaglia il tiro, un peccato per Piacenza. Sì, perché era una soluzione ottima, Piacenza deve cominciare a segnare questi canestri, c'è bisogno dell'apporto offensivo di Magrini e soprattutto di Gasparin, che lo vedo un po' fuori dal match ancora offensivamente. Intanto Cento scappa sul più 21, costringendo coach Pizzosa al time out, mancano 6 minuti e 16, 15-36, è un passivo importante. Piacenza che sta tirando con percentuali molto basse, siamo al 27% in questo momento, attorno al 60% invece la Tramec 100, basta questa statistica per rendere l'idea di quella che è la differenza in campo tra le due formazioni. Sì, è un peccato, la Tramec può dare ancora più sui giocatori piacentini che comunque nel tutto corre nel secondo quarto. Le soluzioni prese erano comunque soluzioni buone, soluzioni che i giocatori hanno nelle proprie corde e possono e dovrebbero iniziare a segnare, mentre nel primo quarto molto spesso uno si arrivava al tiro, arrivava un po' le perse, comunque
tirano su conclusioni forzate. Non penso che Magrini continuerà a sbagliare, tirare come quello che ha appena preso, come non sbaglierà ancora Fin, se può continuare da lì, però ho fiducia nei giocatori per sentimenti, nella loro reazione, quantomeno lo voglio. Questo è rientrato in campo Dordei al posto di Emanuele Meschino, positivo Emanuele Meschino. Vediamo se Dordei riuscirà a replicare l'intensità messa nei primissimi minuti di questa sfida. Riceve subito il primo pallone, poi si affida a Samoggia, circolazione che è perimetrale perché c'è Gasparin a servire Matteo Soragna. Ancora Gasparin, non sa bene cosa fare Piacenza in questo caso, si alza da tre punti Giovanni Gasparin. Ti voglia questo canestro? Sì, questo è fondamentale, era totalmente fuori ritmo, era fatto solo di talento perché aveva raccolto il palletto cercando di darla a Soragna e non c'era riuscito. Bravo Gasparin, Piacenza aveva bisogno come dello sito. Alessandro guarda il canestro, non si prende il tiro, si butta dentro ed ha ragione lui perché trova appoggiandosi al tabellone altri due punti, quelli che valgono il nuovo più 20 per la Benedetto. Ecco Samoggia, palla a canestro molto lontano, Dordei guarda l'anello, poi si butta dentro Luigi Dordei, 20-38. Gran bel canestro questo di Dordei, un po' di gol, situazione abbastanza scolastica, dando ottimo aiuto sempre di Dordei e bravo Gasparini a recuperare questo rimbalzo. Dordei sta facendo la voce grossa, si è in attacco per il tempo. Adesso la partita sta mettendo su una fisicità incredibile. Bravo Soragna comunque a mantenere il controllo e fa leggermente provocare il giocatore che avanza questo punto. Si alza l'urlo del Palavegheri, Piacenza per spingere proprio Beniamini in questa rimonta che qualora ci sarà si pronuncia ovviamente molto lunga. Esce Brighi intanto per coach Giordani. Piacenza è in possesso di palla, Magrini effettua la rimessa nelle mani di Dordei che può attaccare da Alessandro. Arriva Andreaus per il raddoppio per la fischiata in frazione di passi. Palla persa quindi per Piacenza. Forse un po' troppo insistita questa penetrazione, si è girato senza vedere arrivare l'aiuto. Non è riuscito a mantenere il controllo del perno di Orlando. Brava la difesa centese comunque a mettere in una situazione complicata da Orlando. Vediamo De Martini in possesso di palla, attacca Mattia Magrini che non riesce a tenere bene la posizione, adesso tanto scintille fra Dordei e De Martini, questo è quello che non vogliamo vedere chiaramente. Si scalda decisamente la partita, anche perché il tutto avviene sotto il settore ospiti, con diversi tifosi che si avvicinano alle transenne per urlare qualcosa contro il capitano piacentino. Ma era 4-5 azioni che Dordei ce l'aveva un po' con chiunque, non è successo niente di spropositato, niente di preoccupante. Ragazzi, San Giovanni Playoff, questi ragazzi è da luglio, agosto che si allenano duramente per arrivare a questo punto della stagione e nessuno vuole mollare. Vediamo intanto quale sarà la decisione arbitrale perché i due grigi erano a colloquio. Fallo intanto del numero 99, Magrini, che era stato fischiato già in precedenza, non sanzionato null'altro. Arbitri che però sono nuovamente a colloquio, vediamo se ci sarà qualche aggiunta. Cambiare gli animi perché obiettivamente non è successo niente di che, cioè si vedono in tutte le categorie certe reazioni del genere, i giocatori hanno l'adrenalina che spingono in vedere, si sta anche comunque adesso Dordei e De Martini. È chiaro che gli arbitri vogliono mantenere il controllo su questa partita ma evidentemente senza usare la mano pesante, è una buona scelta perché comunque lo dicevi, è una partita di playoff, una partita dura e questo ci sta. Ma sì, ma perché non ce n'è bisogno, cioè è rimasto tutto all'interno di quelle che sono le regole scritte o non scritte dello sport. Non è successo niente che mettesse in pericolo l'incolumità del giocatore. Semmai si può proseguire. Viene spiegato intanto ai due coach quella che è la scelta, ovvero di parlare ai giocatori, cercare di restare calmi.
nulla di fatto se non appunto il fallo di Mattia Magrini, rimessa da fondo per la Trame 100, 14 secondi riazzerate, potrà attaccare la formazione ospite. Contento in possesso di palla, mette giù il pallone, sfrutta il blocco di D'Alessandro per De Martini e Caroldi. Caroldi che è marcato da Giuliano Samoggia, prova ad attaccarlo, De Martini si alza da tre punti a bersaglio e c'è anche il fallo, c'è il fallo di Mattia Magrini, possibile gioco da 4 punti per De Martini che da questa situazione è uscito al meglio. Sì, Magrini sono totalmente fuori dal match, però si è fatto battere 3 volte di fila, adesso un fallo poteva tranquillamente risparmiarsi, peggio ancora il fatto che fosse in ritardo sul tiratore. O ci hanno sostituito, comunque cercare di fare qualcosa, accendere un interruttore nella sua testa, l'abbiamo visto tante volte fare la differenza quest'anno, deve cominciare a giocare come sarà più. Il più 22 raggiunto dalla 100 sul 20 a 42, 4 minuti 20 all'intervallo lungo, si fa vedere Matteo Soragna che poi va da Samoggia, il quale vorrebbe riconsegnargli il pallone, poi prende posizione Samoggia, De Martini pescato in fallo, ha provato ancora una volta ad accentuare il contatto, ma è chiaro che era lui in ritardo su quella posizione. Però De Martini è sempre per terra, era per terra anche in riscaldamento, sempre per terra, ormai è una costante e anche un richiamo. Rimessa da fondo per Piacenza, Dordei prova a fare la voce grossa sotto canestro per prendere posizione, cade in contatto con D'Alessandro, c'è intanto il tiro sbagliato da parte di Piacenza con Contente che corre già nell'altra metà campo, poi si ferma perché aspetta che i compagni si sistemino. De Martini in possesso di palla, serve Andreaus, pescato in fallo Luigi Dordei che commette anche fallo tecnico per proteste. E questo è il quarto, è praticamente fuori dalla partita. Veramente un peccato, al di là del fatto che ci fosse il fallo o meno, quindi dovrei cercare di mantenere il controllo delle emozioni, purtroppo si sente bersagliato all'inizio della partita, all'inizio della partita che protesta, spesso ha ragione, ogni tanto torto, brutto momento del pallone tecnico. Andreaus manda segno il primo tiro libero. Quanto saranno importanti questi quasi 4 minuti che mancano alla fine del secondo quarto. Piacenza se tornasse su meno 12, meno 15, allora ci aspettava un ottimo secondo tempo, ma fare un secondo tempo a rincorrere 20-22 punti di distanza può essere un problema anche dal punto di vista energetico che si spenderanno. Tanto colloquio tra arbitri e tavolo dopo il primo tiro libero da parte di Andreaus. Primo ed unico perché è semplicemente il libero del fallo tecnico. Sì, Piacenza ha raggiunto il bonus col fallo tecnico di Dordei, ma il terzo fallo personale di Dordei era anche il terzo fallo di squadra. Sì, non mi sembrano totalmente padroni dell'incontro gli altri nel questo primo tempo. No, un po' di confusione su queste situazioni. Intanto vediamo comunque che la partita è ricominciata, Contento si arresta dalla lunetta, il tiro è sbagliato, il rimbalzo del neo entrato Infante, ovviamente entrato al posto di Capitan Dordei. Gasparino in possesso di palla, prova a liberarsi di Soragna che si alzerà da tre punti, tiro è sbagliato, non arriva su quel pallone Samoggia e invece è Contento già dall'altra parte, passaggio che è fuori misura, ma in qualche modo D'Alessandro ci ha messo su le mani. Caroldi schiacciato a terra in angolo per Andreaus che finta il tiro, gli riconsegna il pallone, la tripla mancina è sbagliata, non altro di Matteo Soragna, prova a crederci Piacenza, entrati negli ultimi tre minuti del primo tempo, conclusione pesante però sbagliata da parte di Samoggia, non mette entrambe le mani sul pallone Infante, corre di là 100 che sbaglia questo appoggio. Bravo Samoggia, prende una buona posizione. Pescato fallo in attacco intanto a Infante,
esagerato nel provocare il contatto, mi sembrava, non dico geniale, ma si poteva soprassedere, ma ha esagerato nel farlo vedere probabilmente. Bravo Andrea Aus, comunque penso che era pronto sulla linea d'Italia. Momento molto difficile quasi per Piacenza, deve cercare di concretizzare maggiormente le cose buone. Il tiro di Samoggia può entrare, può uscire, è ovviamente meglio, però è un buon tiro. È rientrato ben fatto, si fa vedere ma non riceve, si va da Caroldi. Del resto il tiro in testa a Sanguinetti, che però tiro non va a bersaglio. Nuovo attacco Becker di Piacenza con sempre Gasparini in possesso di palla, serie di blocchi per lui, poi l'incrocio, il tiro che in qualche modo va a bersaglio. Gasparini chiede un contatto che non viene sanzionato, 22-43. Il difensore centesimo sembrava entrato nel cilindro di attuale di Gasparini, che l'ha fatto un'ottima cosa con un buon arresto centrale, un ottimo tiro. Intanto sbagliata la tripla di De Martini, ci servono tre piacentini per conquistare quel pallone contro ben fatto, ma se è quello che serve ben venga. Contatto su Soragna, intanto vanno a terra tutti, altro fallo in attacco. Sì, adesso stanno veramente perdendo il controllo del match, perché c'era un fallo importante di Andrea su Soragna, non fischiato, adesso è stata fischiata una genialità in attacco. Sono totalmente in disaccordo con l'operato degli arbitri in questi ultimi minuti. Sì, mi sembra che anche il resto del Palabecchere, scusi, tipo centesimi la pensione, come me riguardo dall'operato di 2-3 minuti. Fatto sta che Cento ha questo possesso con Andreaus che mette giù il pallone, vada ben fatto, che si alza da tre punti. Arriva su di lui Samoggia, però la conclusione a bersaglio per il lungo centese. Sono i momenti in cui ti va bene tutto, questo è uno di quei momenti per Cento. Gasparini intanto si butta dentro, bravo, si appoggia, bravo. Segna e subisce il fallo. È una gran reazione quella di Gasparini, perché nel momento di maggiore nervosismo e difficoltà sono due punti, tre potenziali veramente importanti. Molto bravo, ha fatto proprio la cosa migliore. Al di là del canestro fallo subito, ha fatto una penetrazione fino in fondo, mettendosi avanti fisicamente. Intanto time out per la panchina centese, che vuole fermare un attimo questo momento. Dopo il time out sarà tiro libero aggiuntivo per Giovanni Gasparini, poi ultimo minuto e poco più, 1 minuto e 5 secondi da giocare in questo secondo quarto. Piacenza è chiaramente in grandissima difficoltà. Percentuali al tiro che rimangono veramente molto basse. Cento invece continua con la propria partita, oltre al 50% dal campo. Molto bene anche a rimbalzo, poche le palle perse rispetto a quelle di Piacenza, siamo 10-6. Ci sono tante le voci statistiche che fanno capire quanto Piacenza sta soffrendo. 10 palle perse di Piacenza però sono troppe, assolutamente limitato a quel dato, perché comunque Cento sta difendendo molto bene in uno contro uno, per quanto la difesa di squadra non sta chiamando troppo a conclusione dell'attacco di Piacenza. Sembrano proprio i piacentini che sono un po' contratti, forse anche perché non sono abituati a stare sotto così tanto. È molto importante questo ultimo minuto per vedere un minimo di percentuale che parte cambierà l'inerzia del secondo tempo. Gasparin va a bersaglio confermandosi il migliore realizzatore dei suoi, 8 i punti segnati. Intanto si allunga la difesa piacentina, prova in qualche modo a mettere in crisi l'attacco centese. De Martini da Andreaus, che poi non trova un compagno, quindi deve mettere giù il pallone, prova a tenere col fisico Infante. Conclusione pesante sbagliata da Caroldi, ultimo tocco a rimbalzo da parte di Locci, buon per Piacenza che sul meno 21 prova a mangiare qualche altro punticino. Importantissimo. Si fa un passo alla volta, saranno tanti i passi, però bisogna ragionare in questo modo. Vediamo Gasparin
marcato da De Martini, sfrutta il blocco di Infante che poi rolla subito, si serve invece su Ragna fuori da tre punti che serve con una fucilata Infante che va a spalla canestro contro Locci, il quale non tiene la posizione. Il fallo è proprio del numero 19 in maglia rossa. Due liberi per Infante. Quando è marcato da qualsiasi altra persona che non sia ben fatto, Infante deve essere servito, deve cercare di mantenere appunto il controllo del corpo per evitare di commettere ulteriori falli in attacco. I due di prima sono pesantissimi, adesso legittimo meno. Però in questo caso è stato molto bravo. Il Locci si è lasciato un po' cadere, anche se comunque la differenza fisica è importante. A bersaglio Francesco Infante con il primo tiro libero, 2 su 2 per lui. Torna sotto le 20 lunghezze di distacco Piacenza. Tornando al discorso ben fatto, se Infante, che è uno dei migliori giocatori, i migliori lunghi di questo campionato, fa fatica a giocare contro di lui, immaginiamo quanta fatica faccia il lungo medio di Serie B contro un colosso come il 15 centese. Tanto gran stoppata da parte di Soragna, però segue molto bene Locci ad appoggiare due punti. Molto bene Matteo per la stoppata, nessun altro di suoi compagni ha ruotato. Locci invece è stato ancora una volta il più pronto, come in tutto il secondo quarto i giocatori di centro sono stati più pronti sulle palle vaganti rispetto a Piacentino. Si è chiuso il primo tempo 27 Piacenza 48 Pramec Centro tra circa un quarto d'ora per il secondo tempo di questa sfida.
100 comunque ha già raggiunto il bonus, per cui qualsiasi fallo adesso Piacenza andrà in lunetta. Bella partenza di Infante, ottimo scarico per Gas, segnandolo. La tripla di Giovanni Gasparin! Piacenza c'è e come! Cosa sto vedendo? Che reazione di sti ragazzi! Sono 16-2 di parziale! È una cosa incredibile quanto si sta vedendo qui al Pallabeccheri. Bedetti che va a sfondare! Cento è completamente fuori partita in questo momento. Piacenza ci è rientrata di prepotenza. Due parole sul secondo tempo di Sanguinetti. Non saprei quali utilizzare, spazzano dal clamoroso all'incredibile. Scegli tu quale delle tante possibili. Veramente, ha deciso qual era il suo momento per entrare in partita. Sta facendo veramente un secondo tempo incredibile. Bravissimo Jack, sia in attacco che in difesa. È uno che comunque quest'anno ha dimostrato di avere un gran cuore e non mollare mai. Spesso si fa prendere un po' delle emozioni dalla foga, però è un giocatore eccezionale, mi piace tantissimo. Matteo Soragna, centraria! Meno 5 Piacenza e continua il parzialissimo. Tra i giocatori di centro mi sembra leggermente in confusione. Quando ho preso un dai e vai, era forse dai cadetti che non vedevo un canestro così semplice su taglio. Fallo fischiato a Soragna. Si aveva la colpa di essere un po' in ritardo su questa uscita, non si fidava probabilmente di Infanti in uno contro uno contro Caroldi, che è un giocatore che ha delle doti di velocità molto superiori a quelle di Infanti, come faceva immaginare. È andato Soragna ad aiutare, ma era arrivato un po' in ritardo. Bravo Caroldi a sfruttare questa inefficienza difensiva di Piacenza. È rientrato col numero 8 Brighi. Si può ricominciare proprio lui a ricevere questo pallone. Poi Bedetti, ecco il taglio sulla linea di fondo di Caroldi, che poi riceve in guardia, ma tiene vivo il palleggio Bedetti per ben fatto. Però la palla è sporcata da Dordei, controllata da Infante. Incredibile come a un blackout totale di 100 corrisponda probabilmente la miglior pallacanestro giocata questa stagione da Piacenza. Ottima anche la scelta di coach Bizzozzi di alternare continuamente le difese, perché costringe i giocatori centesi a pensare. Finora hanno fatto un primo tempo sulle ali dell'entusiasmo e dell'energia. Quando si trovano a pensare, ovviamente la palla comincia a pesare un po' di più e si pensa anche a quelli che possono essere i propri errori piuttosto che al canestro. Intanto è un solo possesso di divario, perché Infante ha trovato il 47-50. Trova anche l'ottima difesa. Piacenza ha la palla del possibile meno uno, se non addirittura pareggio. Vediamo come la gestirà Gasparin. Per Sanguinetti, molto largo, organizza questa offensiva piacentina. Aspetta il blocco di Infante, si arresta, il tiro è fuori misura, prova ad arrivarci Dordei, che però è in leggero ritardo. Probabilmente l'aveva toccata un giocatore centese, tentativo di stoppata, gli arbitri non la vedono così. Esce Bedetti e rientra Daniele De Martini per la fine di centro. E dicevamo di fare un passo alla volta, ne fatti alcuni molto lunghi Piacenza in questo secondo tempo. Mai mi sarei aspettato una reazione di questa portata da parte di Piacenza. Tanto Dordei lotta molto bene su questo pallone, rischia ancora una volta il fallo, perché comunque è arrivato a tutta birra contro Andreaus. Non riesce a recuperare il possesso, ma fa una grandissima cosa concedendo soltanto rimessa a Cento, che l'ha già effettuata. Ben fatto, spalla canestro contro Infante, servito Caroldi che torna dal proprio lungo. L'ottimo giro sul perno, viziato da infrazione di passi. Tante piccole e grandi cose da parte di Piacenza, in questo caso Infante, che ha tenuto il contatto, si è spostato al momento giusto, ha costretto il diretto avversario all'infrazione di passi. Sì, Piacenza sta entrando, i giocatori di Piacenza stanno entrando nella testa degli avversari. Adesso i centesi non si fidano più del loro attacco. Guardate Dordei cosa sta facendo, bravissimo, bravissimo. Porta a casa un fallo. E la sua esperienza con quattro falli, che sta giocando in una maniera così fisica, perché non gioca di fioretto, magari non si vede, ma è sempre a contatto con gli avversari. Cede, fa cadere anche un'infrazione Caroldi, che è tutt'altro che uno sprovveduto, ma Dordei è più intelligente, lui si fida dei propri istinti, sta tramutando quella che è la sua carica agonistica in cose preziosissime per la Becca di Piacenza. Questo fallo di Caroldi è il quinto di squadra per la Tramec. Viaggio in lunetta per Gigione Dordei, va a segno col primo.
È solo il quinto punto della sua partita, ma non guardiamo il tabellino per commentare la partita di Udorday, guardiamo all'intensità che ci sta mettendo, le tante piccole e grandi cose. 2-2, Piacenza è lì, un solo punto di distacco, 22-2 il parziale. E che altro vuoi dire? Sì. Altro recupero, o meglio, altra palla persa da parte di Cento, perché veramente non ci sta più capendo nulla. Piacenza, lo dicevi in precedenza, è entrata nelle menti dei diretti avversari e questo si vede. Si è proprio invertito tutto quello che abbiamo visto nel primo tempo, tutto. Piacenza nel primo tempo continuava a fare i cambi per cercare quadratura, bene, lo sta facendo adesso Cento. I tifosi di Cento hanno fatto tutto il primo tempo a urlare, incitare, bene, adesso lo stanno facendo i tifosi di Piacenza. Quello che è in campo lo stiamo vedendo, però anche proprio l'atmosfera del palazzetto, madonna cosa ha fatto, che assist! Grandissimo infante, ancora più grande Sanguinetti. Bellissimo. Torna avanti Piacenza. Prova, ben fatto, benissima la difesa di Infante. Gasparin, inflazione di passi. Vabbè, non si vincono 15-16 partite consecutive per caso. Sono 15. 15. Prima di questa, Piacenza con questo secondo tempo vuole provare ad allungare a 16, ovviamente è lunghissimo, ovviamente Cento è una grandissima squadra, però questo terzo quarto è micidiale. Infante in possesso di palla, va da Gasparin, prova a prendere posizione, Infante riceve invece Dordei, dalla lunetta, canestro, 5-3, 5-0. È un monologo piacentino, è un monologo. I tempi di taglio di Dordei e di Soragna sono eccezionali, magari non vanno sempre velocissimo, però hanno dei tempi per ricevere eccezionali. Qua Sanguinetti ha fatto un'altra cosa preziosissima, è stato fischiato un fallo, Caroldi non fa niente per rendersi simpatico, però ancora una volta incredibile la sincronia dei giocatori di Piacenza, sono veramente, si sta muovendo come un blocco unico di 5 anime diverse, ma stanno perseguendo un obiettivo comune da inizio anno, l'abbiamo già detto, stanno facendo di tutto per non deludere né loro stessi né il pubblico. Pubblico che sta saltando tutto in piedi, Caroldi prova a caricarsi la squadra sulle spalle, fallo a rimbalzo di Andreaus che abbatte Giacomo Sanguinetti, bravo a portare a casa, rimbalzo, fallo e due tiri liberi. Cioè, ci deve essere qualcosa dentro questo ragazzo, è impossibile che il più piccolo in campo prendesse questo rimbalzo, perché era veramente circondato da maglie sia di compagni che da personale. Parliamo di un giocatore che ha un telaio notevole, sì. Sarà alto poco più di 1,80 m, però ha due gambe esplosive, non sono muscoli, sono molle quelle, sono razzi, qualcosa di simile. Esatto. Però una volta effettuato il taglio fuori, il rimbalzo lo prende chi ha più voglia, e la più voglia di tutti sembra che ce l'abbia Sanguinetti, perché ha fatto un terzo quarto veramente perfetto sotto ogni punto di vista. I giocatori di Piacenza devono cercare di dimenticarsi tutto quello che è successo finora e andare avanti con i loro istinti e con la loro voglia di vincere la partita. Raggiunta la doppia cifra per Giacomo Sanguinetti, 10° punto per lui che vale il 55-50, con cui si chiude un clamoroso, clamoroso terzo quarto da 28-2 di parziale. Credo di non aver mai visto. Penso abbia fatto 4 punti Cento in questo quarto. Sono 2. Ah, 2. 28-2 parziale. Credo negli anni in cui seguo questo bellissimo sport di non aver mai visto un monologo simile. Sì, poi tra l'altro non c'era niente, al di là della fiducia nostra e comunque dei tifosi, che potesse farci pensare a un terzo quarto davvero così, perché da almeno 21 a più 5 in soli 10 minuti e con una grinta, una lucidità, una perfezione, io non me lo sarei comunque immaginato. Stati veramente eccezionali, un giocatore di Piacenza, ripeto, adesso non devono farsi prendere troppo dall'onda dell'emozione, devono cercare di andare avanti con quello che hanno fatto finora. Dordei deve cercare di rimanere in campo, Sanguinetti deve cercare di rimanere in campo, Sorrento deve cercare di rimanere in campo, non farsi nervosire o farsi prendere dei falli, devono continuare ancora 10 minuti in questa battaglia, alternare le difese e cercare appunto di minare quanto più possibile la testa dei giocatori di Centesimo.
intanto torna a scaldarsi il pubblico centese, che ovviamente vuole provare a spingere i propri giocatori verso questa vittoria, che si sta complicando perché comunque un 28-2 di parziale è difficile da mandare giù. Però dicevamo, la partita è lunga e Cento è una signora squadra. Tanto qualche secondo si potrà ricominciare con questa sfida. Ultimo quarto che inizia in questo momento. Caroldi è in possesso di palla. Andraus gli restituisce il pallone, poi contento a mettere giù il palleggio. Fallo fischiato al numero 5, Giacomo Sanguinetti. Fischio che non mi trova incredibilmente d'accordo. Sanguinetti ha fatto l'errore forse di abbassare il braccio cercando la palla. Era stato molto bravo invece Gasparini a seguire scivolando, non avrebbe mai commesso fallo Giovanni. Ci sta comunque. Intanto entra in campo Magrini per Soragna, anzi entra in campo Arasagna nei quintetti iniziali. Cambia leggermente il quintetto piacentino, però Matteo avrà avuto bisogno di qualche minuto di riposo. Altro ottimo rimbalzo, Giovanni Gasparin è lui ad affidare la palla a Sanguinetti per questo nuovo possesso offensivo. Pick e ripick di Infante, che poi si butta dentro, contento, accentua ancora una volta il contatto. 7 secondi nell'azione, Sanguinetti prova a buttarsi dentro, la spinta di Andreaus prima del tiro sarà rimessa per Piacenza, mentre Andreaus commette il terzo personale. Bravo Jack, che non ha forzato, ha giocato col cronometro nella testa, ha battuto il suo uomo dopo il pick, ha visto in lungo, ha provato ad aggirarlo, c'è riuscito, ha costretto Andreaus al fallo. Comunque prestazione maiuscola di Andreaus. Gasparin serve molto bene Infante, che prova a far saltare ben fatto, il quale però lo stoppa. Inflessione di passi. Incredibile giocata difensiva di Benfatto, che nonostante fosse in ritardo non ha boccato la finta, è rimasto lì col corpo. L'ha stoppato Francesco causando questa palla persa. Infante non ha mollato il pallone, portò inflessione di passi. Tra l'altro palla col contagiri quella di Gasparin per servire il proprio compagno a centrare. Si alza contento da 3 punti. Si sblocca dopo tantissimi minuti il tabellone centese, rimane per avanti Piacenza di 2 lunghezze ed anche il possesso di palla. Magrini lontanissimo da canestro, serve Luigi Dordei, mi aspetta un compagno, ecco Gasparin, gli alza questo pallone, l'appoggio al tabellone. Che bello quello che hanno fatto Gasparin e Dordei. Sì, come dicevo prima, i tempi di taglio sono fondamentali più che andare di sprint, totalmente di no. Però i tempi di taglio di Dordei sono eccezionali, molto bravo Gasparin a vederlo. Ancora ottimo aiuto, bravo Gas e bravo Dordei. Ben fatto però è lì, ostacola la rimbalzo di Piacenza, sarà rimessa dal fondo per Cento. Sette secondi nell'azione per la Tramec Cento, si potrà ricominciare dopo aver sciogliato il parquet. Caroldi si incarica della rimessa, serve contento, lontanissimo da canestro, marcato da Giacomo Sanguinetti, arriva anche Dordei, tiro è sbagliato da parte di contento, Sanguinetti ha tenuto bene la posizione con il corpo, può attaccare Piacenza, si butta di là con Sanguinetti, servito Gasparin, palla che circola sul perimetro, fallo sotto canestro su contento, eccessivo il body check su Sanguinetti. Cosa ha fatto Sanguinetti difensivamente? Ha tenuto la penetrazione benissimo, sta facendo veramente un secondo tempo incredibile. Intanto esce Francesco Infante, da qualche minuto di riposo, entra Samoggia, giocherà Dordei nella posizione di 5, sia di più col passo, e Samoggia esterno. Sono sostanzialmente le prime rotazioni del secondo tempo, guardate. Nel terzo quarto Piacenza è andata sempre con i 6-5 giocatori. Adesso, dato che la partita sarà ancora lunga ed è tutt'altro che vicino dall'essere chiusa, i giocatori di Piacenza avranno bisogno di riposo, li sta gestendo molto bene con Spizzoso. Dordei mette palla a terra, serve in angolo Giuliano Samoggia che si alza da 3 punti, più 7 Piacenza, e chi l'avrebbe detto una decina di minuti fa. Ora Piacenza prova a difendere, ben fatto, mette palla a terra, cade Dordei, ben fatto, trova 2 punti molto semplici dal pitturato. Si vede nel momento in cui ben fatto riceve palla lì, quando non c'è Infante in campo,
bisogna trovare il modo di mettere il proprio corpo tra lui e il canestro, perché altrimenti ci sono ben poche chance di ostacolarlo. Sanguinetti aspetta il blocco di Giuliano Samoggia che si apre in angolo, non viene servito. Allora nuovo blocco, questa volta Luigi Dordei si butta dentro Sanguinetti, il fallo viene fischiato, dovrebbe essere contento, vediamo la segnalazione arbitrale. Penso ad Andrea Uso, sono stato dato il fallo, no, è contento, no, aveva ragione, sono contento. Fatto sta che quando mancavano due secondi allo scadere dei 24 dell'azione, Sanguinetti prova due tiri liberi per provare a tornare a più 7. Siamo 60-55, 7 minuti e 15 alla fine di questa partita. Fate 61 perché Sanguinetti manda a bersaglio il primo, si presta alla seconda conclusione. Anch'essa a bersaglio. E allora, più 7, Beccari Piacenza, mentre Cento è in possesso di palla con contento Caroldi che non tira perché alza una buona palla per D'Alessandro. E il fallo fischiato a Giovanni Gasparini. Sì, buon fallo, molto intelligente di Gasparini. E ottima la difesa lettura di Piacenza, si era persa. Alcuni credevano di essere 2-3-3-2, adesso penso che sia sempre Sanguinetti a chiamare difensivamente volta per volta le azioni. Buona l'opposizione di Magrini su questo tiro, fallo subito da Dordei a rimbalzo, fallo che è di D'Alessandro. Che bravo che è Dordei, quasi tutti gli altri giocatori sarebbero usciti dalla partita dopo quel fallo tecnico nel secondo quarto, lui invece è rientrato ancora più presente di quanto era prima. Veramente partita eccezionale, quello che è per questi livelli è il campione senza girato attorno. È un giocatore che sa trasformare la rabbia in rabbia agonistica, non è caratteristica comune. E lui a ricevere questo pallone aspetta un compagno, trova Mattia Magrini che non sfrutta il suo blocco perché trova il pertugio, poi il passaggio verso Dordei è fuori misura. E infrazione di campo. Peccato perché Magrini ha fatto una buona penetrazione. Non sapeva bene dove andare, si è girato, non ha trovato nessuno, l'ha sostanzialmente lanciata indietro senza che ci fossero vere chance di raccogliere questo passaggio da parte di un compagno. Contento, serve ben fatto, prova a mettere le mani sul pallone Dordei che rallenta semplicemente l'offensiva centese. Contento da tre punti, tiro fuori misura. Tecnico per flopping a Contento, che ha provato il calcetto alla Reggie Miller su questo tiro di Magarini. E però da allora qualcosina è cambiato nel basket, gli arbitri hanno capito che certe cose non sono tollerabili, si sono adeguati. Questo però era evidente. Certo, certo. Evidente. Dopo il rilascio della palla ha provato a allungare le gambe facendo in modo che Magarini gli cadesse addosso. Innanzitutto uno è pericoloso, due scorrette. Ci sta questo fallo tecnico, bravo Magarini a realizzare. Speriamo che questa realizzazione, anche solamente di un solo tiro libero, possa dare fiducia a Magrini perché mi sembra l'unico un po' fuori dal match, soprattutto dal punto di vista offensivo per Piacenza. È il suo primo punto di questa sfida, intanto Samoggia consegna a Sanguinetti, mette giù il pallone, 20 secondi nell'azione, vivo il palleggio da parte di Giacomo Sanguinetti che aspetta un blocco da parte di Dordei, si butta poi dentro, palla fuori per Gasparin, non si prende il tiro perché preferisce servire il proprio capitano. Servito poi in angolo, molto bene Giuliano Samoggia, la tripla è sbagliata. Corre Cento con la palla che finisce poi ad Alessandro, restituita a Contento. Ecco il blocco granitico come sempre da parte di Benfatto. Palleggio chiuso, servito poi Benfatto a centrarea. Ha provato l'opposizione Samoggia. Non solo non c'è l'infrazione di passi che chiedeva Piacenza, ma c'è canestro più fallo. Peccato, è arrivato leggermente in ritardo. Adesso non mi sembrava ci fosse un contatto da fischiare, purtroppo, ripeto, secondo me stanno dirigendo male la partita entrambi gli arbitri. Peccato, Dordei non può permettersi di stare fisicamente con Benfatto, deve cercare di anticipare. Nel momento in cui si buca l'anticipo, poi l'area sgombra. Samoggia doveva essere lì prima, non è arrivato in tempo, pazienza. Non ha accorciato Cento perché Benfatto ha sbagliato questo tiro libero. Piacenza conquista il rimbalzo e attacca con Magrini molto lontano da canestro. Serve Giuliano Samoggia sulla lunetta. Serie di giri sul perno. Canestro d'autore questo. Giuliano Samoggia con quello che
è il suo marchio di fabbrica. Cosa ha fatto dal palleggio? Ha fatto un cambio di direzione in mezzo a tre persone. Un giocatore molto alto, da lungo non ce lo si aspetta. È grandissimo Dordei, grandissimo ancora una volta. Bravissimo. L'urlo liberatorio dopo questo grandissimo recupero difensivo. Piacenza ha la palla, attenzione, del possibile più 10. Sì, che per come si era messa la partita equivale a un più 40. L'importante è che i giocatori mantengano il focus sapendo che è solo più 8 e tutto può cambiare. Tranne la grinta di Sanguinetti e la sua lucidità in questi momenti. Sta veramente piantando i chiodi nella bara alle speranze di Cento di recuperare. Sta veramente giocando con un cinismo, una lucidità e una aggressività che raramente ho visto. Bravissimo, prova 6-7, 5-7, 4-54 da giocare. Ovviamente coach Giordani vuole parlarci su, ha chiamato un time out perché la partita si stava sfuggendo ai suoi giocatori nel terzo quarto. In questo quarto veramente rischia di essere ben lontana dall'essere recuperabile. Piacenza, dicevamo, tirava male nel primo tempo, considerando che era poco più del 30%, ora siamo al 46. Si è abbassata incredibilmente quella di 100, veramente due frazioni speculari. Sì, ecco, i giocatori di 100 non sono totalmente esenti da colpe, perché potevano provare comunque qualche giocata fisica, qualcosa in più per spezzare le nervi dei piacentini nel momento in cui hanno visto che si stavano rifacendo molto sotto. Invece è incredibile la reazione di Piacenza, davvero. Già la Becker quest'anno ci ha abituato in questo, a fare dei primi tempi leggermente sonnolenti, però leggermente sonnolenti è ben distante da quello che abbiamo visto finora, che è quasi drammatico nel primo tempo di stasera. Abbiamo visto un primo tempo da letargo profondo, per quanto visto poi soprattutto dal terzo quarto in poi, con una Piacenza che, lo ribadisco, per me sta giocando la miglior pallacanestro della stagione. Intanto fischiato un fallo a Giuliano Samoggia sulla linea di fondo, reo di aver usato un po' troppo l'anca contro Caroldi. Rimessa da fondo per la Tranek effettuata proprio da Caroldi. Vediamo chi riceverà questo pallone, prova ad allargarsi Andraus che riceve successivamente. Altro grandissimo recupero da parte di Dordei, che veramente sta portando a scuola ben fatto nonostante quello che dicevamo prima, ovvero il deficit fisico rispetto al totem centese. Però Dordei è più intelligente, più reattivo, e in questo caso si è visto un'altra volta. Conclusione pesante sbagliata da parte di Magrini, che fatica ad entrare offensivamente in questa partita. Corre Bedetti, ci mette una mano Sanguinetti e ferma completamente l'attacco centese. Sarà rimessa però per la trama. Il recupero con risata non l'avevo ancora visto quest'anno. Dordei mi ha regalato anche questa emozione. Bravo ancora lui. Un peccato che non vada nelle statistiche, però qualcosa di incredibile quanto fatto da Luigi Dordei. Intanto altro errore, questa volta Caroldi ha lottato molto bene per la posizione Samoggia, non è stato lui a prendere il rimbalzo, ma credo che almeno mezzo vada attribuito a lui. Sì, sì, al suo taglia fuori, anche quello non va nelle statistiche, ma è fondamentale. Poi lui a servire Soregna, che vada Giacomo Sanguinetti, palo preso, prova a lanciarsi in contropiede Caroldi che scivola, perde la maniglia, Mattia Magrini schiacciato a terra per Dorlei che subisce fallo sul tiro. Per quello che era il peggior tiro del secondo tempo di Piacenza, rischiava di essere un contropiede subito. Ecco il recupero, sono tiri liberi per il capitano. Bravo, bravo Magrini, bravo Magrini a crediarsi, a recuperare questo pallone. Lasciamo avere con un ottimo assist, mettendoci anche un pelino di peperoncino per Dordei. Ben fatto, non poteva altro che fare un fallo duro, però tutto sommato corretto. Lui comunque è un giocatore veramente corretto. Tanto Dordei sbaglia il primo tiro libero. Va con il secondo tiro libero, questa volta a bersaglio. Più 11 Becheri, 3.45 alla fine di questa sfida. De Martini è rientrato sul terreno di gioco, ha sfruttato il blocco di Benfatto che abbatte letteralmente Magrini, nessun fischio arbitrale, però Piacenza recupera questo rimbalzo. È stato molto bravo Magrini a togliere la sedia, a togliere il contatto.
Belfatto si stava mettendo avanti di fisico, è stato bravo Magrini a fare quel passo indietro che ha fatto cadere Belfatto, che si aspettava invece il fisico di Mattia alle spalle. È stata una giocata molto intelligente, Mattia. Dordei che riceve l'ovazione del proprio pubblico, che sta veramente inneggiando a lui in lunetta con altri due tiri liberi. Comunque il simbolo di quella della rimonta e del sorpasso piacentino, perché comunque ha fatto delle cose veramente di voglia, non mi stancherò mai di ripetere, ha fatto cose preziosissime per la squadra e ha ostacolato qualsiasi risenzione comoda per la squadra vicentese. Veramente una partita superlativa, tutto gravato di quattro falli, non è che non abbia difesa, anzi ha sempre messo il proprio corpo a disposizione della squadra, è sempre il primo disposto a sacrificarsi. Più 13 Piacenza con il 12° punto segnato da Luigi Dordei. Palla che arriva nell'angolo da Andre Haus, fallo di Giuliano Samoggia su questo tiro. Tiro che, attenzione, è da tre punti. Samoggia praticamente non può alzare un braccio perché è stato fallo. Adesso dopo che il campo è costretto ad essere cambiato dopo una prestazione maiuscola, esce tra gli applausi meritatissimi del pubblico e rientra Francesco Infante, quinto fallo di Samoggia. Vorrei alzarmi anch'io in questo momento ad applaudire la partita di Giuliano Samoggia. 10 punti e tante altre piccole cose che, l'abbiamo detto, non vanno nelle statistiche, taglia fuori, difese, un giocatore a tutto tondo, lo ha dimostrato anche questa sera, mentre Andre Haus è in lunetta, ha mandato avversario il primo tiro libero, ma con il secondo anche il suo avversario, c'è poi l'ultimo, il terzo, a sua disposizione. Percorso netto per il numero 16 Maglia Tramec, punteggio di 70-60, rimane in doppia cifra di vantaggio quindi Piacenza, che però ha questo possesso offensivo e quindi proverà ad allungare nuovamente. Circolazione sulla linea dei tre punti, Gasparini in questo momento si va da Magrini che mette giù il pallone, si butta dentro, servito Dordei, tiro è difficilissimo infatti, non mandato a bersaglio. Si scatena De Martini in contropiede, servito da Alessandro, però Piacenza è tornata bene, si è sistemata in difesa. Finta di D'Alessandro, consegnato per De Martini che si alza da tre punti. Il tiro scheggia il ferro, esce dal campo. Possesso Becker di Piacenza. Rientra Sanguini, magari cercare di dare probabilmente ordine a fare manovra offensiva di Piacenza. Comunque altre soluzioni offensive dal palleggio. Sanguinetti che al pari di Dordei è stato veramente la musa ispiratrice di quella rimonta. È iniziata con due triple sue veramente importanti, dato servito sotto canestro Dordei che va sopra la schiacciata, viene stoppato, si scatena De Martini in transizione, recupera però bene Piacenza, fischiato infine un fallo, dovrebbe essere di Sanguinetti. Applausi per l'azione difensiva di D'Alessandro, che è andato veramente molto su coi tempi giusti, non ha commesso assolutamente fallo, con un'azione veramente da highlights difensivi della partita. Intanto time out chiesto dalla panchina centese. Sanguinetti che ha commesso il terzo fallo personale, è lui il miglior realizzatore dei biancorossi, 14 punti realizzati, meglio di lui in questa partita soltanto Benfatto a quota 16. Ben fatto che però è limitato un po' dai quattro falli e da quello che sta facendo su di lui Gigi Dordei, il peggior cliente questa sera, perché in condizioni in cui il 95%, azzardo una percentuale, in cui i giocatori non riuscirebbero a giocare, verrebbero gravati di quattro falli contro un giocatore più fisico, con circa 300 ultras che ti urlano addosso, ecco, lui sta sfoderando una partita tutta sostanza. Sì, veramente davvero eccezionale. Si è trovato di fronte a un avversario molto forte e ben più grosso di lui, ha detto beh, proviamo a girargli attorno, perché altrimenti la partita durava altri due minuti per lui, perché con quattro palle fa veramente fatica a difendere, però soprattutto a difendere in maniera dinamica e fisica come fa lui, perché comunque non si risparmia mai, è sempre a centro area, pronto ad aiutare i compagni o pronto ad andare sugli attici, bravissimo. Comunque buona prova di tutti i giocatori presenti che sono scesi in campo, il nostro secondo tempo. Ognuno ha portato qualcosa di fondamentale, soprattutto ha fatto sì che anche i propri compagni si fidassero di lui. È stato
molto bello quello, è stato molto anche evidente l'amalgama che il giocatore Piacenza ha. È qualcosa che si vede dall'inizio di questa stagione. Intanto De Martini manda segno il primo, sbaglia invece il secondo, rimbalzone di Luigi Dordei e si affida ai compagni. Gasparino supera la metà campo sulla difesa allungata e aggressiva di Cento, che in questo caso su Gigi Dordei è fallosa, fallo del numero 11 d'Alessandro, e per lui quinto personale. Brutto attacco al pressing quello di Piacenza, passaggi orizzontali forse un po' prevedibili. Gasparino si è fermato in una zona del campo sconsigliata e palleggiatore, perché appena dopo la linea di metà campo, bravo comunque a trovare un passaggio battuto a terra per Dordei, che si è fatto trovare molto bene negli spazi. E poi ha subito l'aggressività dei difensori centesi. Adesso Lunette per due tiri libero. Manda segno il primo. 6 su 7 finora, contando anche questo appena realizzato, per Capitan Luigi Dordei. Prova per il 15° punto personale. Va a bersaglio anche con questo. Più 11 Piacenza quando manca poco ad entrare negli ultimi due minuti di questa sfida, ultimi due minuti che iniziano in questo momento. Tonnara a centrare, tocco con il piede da parte di Infante, che non è propriamente d'accordo. Sì, c'era, non se ne è accorto, probabilmente c'era. Altra cosa meravigliosa di Dordei, che riesce con uno schioppetto a togliere la palla dalle mani dell'attaccante Centese, non sbaglia niente. Rimessa lunghissima nelle mani di Bedetti, che riceve praticamente a metà campo. Poi Locci servito, marcato da Infante. Serve molto bene Bedetti, però sbaglia questo tiro. Altro possesso offensivo per Piacenza. Infante fuori dai tre punti. Lob per Sanguinetti, che viene placcato. Abbracciato. Deve essersi confuso con la partita dei Lions qui accanto. Fallo che manda in lunetta Giacomo Sanguinetti. Sì, probabilmente Breghi si è alzato verso la palla e non aveva visto Sanguinetti già partire. Sì, scherza a parte, semplicemente l'ha visto arrivare, ha fatto di tutto per non abbatterlo, semplicemente per non farlo cadere. Sbaglia intanto Sanguinetti il primo tiro libero. Sono ancora tre possessi pieni di distanza tra le squadre, questo ne porterebbe a quattro. È importante. E lo manda a bersaglio. 1.38 da giocare in questa partita. Piacenza inizia avanti di 12 lunghezze. Locci dal mezzo angolo, il tiro viene sputato dal ferro. Corre Piacenza con Gasparin, che poi si ferma. Chiude il palleggio, serve Matteo Soragna. Il passaggio è difficile ma controllato dal numero 7 piacentino. Ora Sanguinetti praticamente a metà campo, 8 secondi alla fine. Sanguinetti si alza da 3 punti. La tripla che chiude questa partita, perché manca un minuto sostanzialmente. Piacenza è a più 15. Fallo intanto di Francesco Infante. Il mio voto per l'MVP va a Jack Sanguinetti stasera. Pare questa bomba, che non è quella che ci ha fatto vincere la partita, però quella che sostanzialmente l'ha chiusa. Ha fatto una prova di sostanza, di energia, di lucidità eccezionale. Proprio è quello che ti aspetti da un playmaker maturo, e lui lo è. Lunetta Bedetti che segna il primo tiro libero. Sbaglia il secondo, rimbalzo conquistato da Matteo Soragna. Continua con il pressing a tutto campo Cento, però viene superato comunque la linea di metà campo da parte di Piacenza, che fa girare il pallone. Cronometro ovviamente amico della Becker, il Cento ormai alza bandiera bianca. Meschino la conclusione dal mezzo angolo, anche lui si iscrive a questa partita ed è veramente una festa qui, mentre De Martini, se non vedo male, porta a casa un fallo, perché l'avversario si oppone con le braccia.
lunetta De Martini che va a segno con il primo 7-8-6-3, poi mancheranno 31 secondi e 64, 2 su 2 più 14 Piacenza. Piacenza che fa circolare questo pallone, è servito in angolo Sanguinetti che non si prende la conclusione, si arriverà in prossimità dello scadere, in realtà no, si alza con un'altra tripla, tanto per far capire chi comanda. 21 per Giacomo Sanguinetti, partita finisce qui, 8-1-6-4, Piacenza va sotto di 22, poi conquista d'autorità, gara 1. Non voglio neanche parlare delle prestazioni dei singoli. Piacenza vince questa partita di squadra con tutti quelli che sono entrati sul rettangolo di gioco. Annienta letteralmente nel secondo tempo la Tranek 100 e avrà adesso 2 giorni per ricaricare le batterie. Tornare qui per gara 2 in programma martedì alle ore 20:30.